Ciao ragazze e benvenute in un nuovo video vlog che quasi stavo decidendo di non fare. Siamo appena approdate a Barcellona, che è una magnifica città, credo, devo ancora vederla. Voi non avete idea di che cosa mi è successo. E vabbè, mia sorella mi ha detto stai attenta perché a Barcellona ci sono le borseggiatrici. Ho detto vabbè, saliamo sulla prima metro dall'aeroporto per dirigerci qua, prendendo la metro, comunque non è lunga, però insomma non è dietro l'angolo. E dico dai che la metro è abbastanza tranquilla, c'è tutta gente, ok, persone da sole, ragazze da sole, mi sembra un posto tranquillo. Cambiamo metro in quella più affollata. Prima di salire sulla metro io sono legata alle caramelle in qualche modo e dico un po' che volevo prendere queste caramelle e dico guarda che prendiamo le caramelle, vado, vabbè, prendo le caramelle. Io non sono una persona abituata a guardarmi intorno a meno che qualcosa mi colpisca, quindi non mi sono resa conto di quello che ho intorno, cioè a meno che qualcosa catturi la mia attenzione, per me non esiste il mondo esterno, esisto solo io e la persona qua vicino, insomma, o se c'è qualcosa di bello, ma deve proprio cogliere la mia attenzione. Prendo ste pacchettino di Haribo miste, che tra l'altro costano 1,40€, mentre invece all'aeroporto di Malpensa tipo 2,50€. E cosa succede? E niente, probabilmente l'ho osservata. Allora, guarda il mio outfit, per carità di Dio. Cioè, avevo sulle scarpe sneakers Philip Plain, costume The Zenith, ok, gli occhiali Gucci, questa borsa qua non vale niente. Non mi ricordo neanche di che brand è, forse di Bershka, l'ho pagata una miseria. Vabbè, ho l'anello in argento, il Casio, gli orecchini di Temu. Sì, ok, sono gli occhiali Gucci. Cioè, io non ho la faccia abbastanza cattiva. Hanno tentato di borseggiarmi a me. Ho tentato di fottere me. Avevo il sacchetto di caramelle. Stavo salendo. Dico a mia sorella, perché vedo questo tipo che era un gruppetto, no? Due ragazze e due ragazzi. Il secondo ragazzo, non so neanche chi sia. Vedo questo che tipo mi strattona un pochino per salire sulla metro. E dico a mia sorella, prima di perderla di vista, che è salita. Mamma mia, che maleducati che sono, certi. Cioè, non, cioè, cazzo, cosa, non devo dire parolacce. Cosa, vieni a strattonarmi, no? Lui fa per strattonarmi, sale una ragazza, che è quella con cui ho avuto il confronto alla pari, e sale, e nel mentre, nel salire, creano confusione mentre tu stai salendo, perché cercano di attirare un'altra ragazza che resta dietro apposta, una ragazzina piccola, forse minorenne. Tipo, vieni, in spagnolo. E lei arriva, fanno per abbracciarla. Tu in tutto ciò sei distratto da questa cosa che vedi, no? Mentre stai salendo e sei già salita sulla metropolitana, sulle porte. E nel mentre io avevo, per fortuna, mi hanno salvato le caramelle Haribo, che perché Haribo è la bontà che si gusta ad ogni età. Avevo questo sacchetto in mano, quindi non avevo, di solito quando salgo in metro ho sempre le mani libere, no? Però non è che sto qua a tenermi la borsa così, cioè a me a Milano, vabbè, quelle poche volte che l'ho presa, proviamo a attraversare, non è mai successo nulla, però so che succedono queste cose. Praticamente avevo le caramelle vicino alla borsa, sento una pressione sulla borsa, una pressione, al che per fortuna che sono tonta, sento questa pressione, guardo giù e vedo la mia borsa aperta per metà, dove c'era subito il portafoglio in bella vista, cioè appena arrivata poi, con tutte le mie carte, sono dentro documenti, carte, contanti, vabbè. E mi sono rimasta malissimo perché non me l'aspettavo, no? Questa qui girava con, intanto che loro fanno la scenetta, girava con una cosa in mano, tipo un borsone, dove nasconde sotto i bottini, no? Mi ha aperto la borsa per metà, mi stava prendendo il portafoglio, al che io la guardo, con sempre in mano ste cazzo di caramelle, scusate la parolaccia, ste caramelle, e la guardo negli occhi sconvolta, no? E le dico, era anche una ragazza, cioè non era gente trasandata, no? E le dico, mi stai aprendo la borsa? Che poi penso che non abbia capito. E lei mi dice tipo tutto ok, are you ok, in inglese. Io sono rimasta proprio scandalizzata, metto subito la mano nella borsa, vedo, ok, la sigaretta, vabbè, mi interessava relativamente, anche se don't touch le sigarette, perché guai a chi me le tocca, però avevo ancora il cellulare e il portafoglio, erano le uniche cose che avevo, quindi
l'ho guardata e se ne sono andati, cioè vi giuro che mi è salito un nervoso. Mia sorella ha assistito alla cosa, mi fa, continuavano a guardarci anche prima, però non, cioè, non pensavano, probabilmente ci avevano preso d'occhio. Per un pelo rischiavo veramente di restare senza portafoglio e senza cellulare. Avete presente che disagio senza il mio telefono, cioè tutti i numeri del lavoro, cioè no, l'avrei ammazzata, vi giuro che l'avrei uccisa. Poi mi è salita la collera, volevo andare a prenderla, cioè, ma se ero un'altra o se ero aggressiva, cioè non hai neanche paura, ti prendevo, ti spaccavo la testa. Poi c'era lì anche un ragazzo, quindi, e niente ragazze, quindi primo approdo, però preferito ancora quando andavo a Berlino, quando fummo andate a Berlino e ci chiese se avevamo o volevamo della droga. Poi volevo dire, avete scelto la sorella sbagliata, avete scelto la sorella sbagliata, perché se guardavano del suo zaino trovavano macchina fotografica, questo aggeggino qua, facevano i soldi, altro che rubare a me i miei miseri contanti guadagnati col profitto del baule. Ma per chi mai preso? In tutto ciò probabilmente non ho destato abbastanza timore. Mia sorella mi ha detto che devo rasarmi a zero. Vabbè, a parte gli scherzi, niente. Ci sentiamo tra poco che vi faccio l'home tour appena arriviamo in hotel e poi vi faremo vedere il nostro pranzo barra cena e andremo a visitare il mare durante il tramonto. E niente, sono ancora arrabbiata ovviamente, ma ora sono arrabbiata perché ci sono rimasta talmente male, non me l'aspettavo, più che altro per come hanno fatto la scenetta, cioè chiunque un po' così distratto, io sono abbastanza distratta, però sentivo proprio una, ce l'ha fatto male, imparare meglio a borseggiare, amica, e veramente non mi esprimo perché sarei molto più cattiva nel pronunciarmi se potessi esprimermi liberamente, ma non mi sembra neanche carino. Ragazze, ecco l'entrata dell'hotel Girone, dove abbiamo Girona. Dove abbiamo, vabbè, dai, almeno merita, sembra un piccolo chiostro. È tipo, non è aperto in realtà, è chiuso. È il mio sogno che vedevo sempre nei film è di prendere questo ascensore vintage. Ah no. Se rimaniamo dentro l'ascensore. Chissà che capienza avrà. E adesso vi farò vedere. Niente ragazze, vabbè, abbiamo fatto la prova ma non siamo in grado. Scopriremo, è molto carina questa parte qua esterna col portone così. Niente, facciamo un po' di attività fisica. Ragazze, devo fare un sacco di piani a piedi. Eh? Comunque se vi interessa, l'hotel è questo dal 1888. E l'altra me. Tutti i marina. E come avete capito, alloggia un'altra marina qua. Qua. Magari ci conosceremo. Sicura che è il numero 5. Molto carino anche il corridoio di questo posto. E lei è... Alleluia. Ah, il pavimento anche, non ve l'ho fatto vedere. Eccoci! Bella! Super cute! Carina, ragazze. Oddio, il bagno è piccolo. Ma c'è la doccia. Il bagno è stranissimo, è piccolo. Sto scherzando, ovvio che c'è. Vi faccio vedere perché merita, bello anche questo terrazzino che si apre, fa molto Francia, mi ricorda un po' la France, che non sono mai stata in tanti posti la Francia, però è molto molto carino, ci sono le piantine e vabbè, in centro. Un po' in questo stile shabby retro, televisioncina mini, questo è il cosino. Scusa che devo spremere due volte qua per ridimensionarlo. Questo è l'armadio che è molto carino, un po' questo stile, a me piace tantissimo lo stile di questa camera, perché comunque tipo i pavimenti sono super antichi e poi è bella. Ah, è il soffitto, non vi ho fatto vedere la cosa più importante. Il soffitto, bellissimo. Me gusta mucho, come si potrebbe dire. Vediamo il bagno, piccolo, pulito. Accogliente.
Non c'è il bidet, ovviamente, è una cosa allucinante, però c'è una bella doccia, ci sta. Circa sui 100 euro qualcosa, e c'è compresa la colazione, vabbè la colazione possiamo provare a farla, visto che è compresa. E poi usciamo subito perché sono già quasi le 6 e andiamo, vi faremo vedere dove andremo a mangiare. Comunque è veramente assurdo che abbiano tentato di borseggiarmi. Ragazze, guardate che bello quel levriero, tutto a zampe, ma mi sa che ne vedremo il risultato di effetto immortalato nel momento giusto. Elegantissimo, stupendo. Guarda che bello! E che coda lunga! Ciao! Molestatrice di levrieri. È tutto zampe tra l'altro. Bello, bello, bello. Bella, queste case mi piacciono tantissimo, questo stile qua delle casette, un po' simile comunque anche a quello che c'era a Valencia. State attenti, il metropolitano, per il resto. Ristorante italiano. Adesso dove andiamo a mangiare? Andiamo a mangiare un po' di tapas. Non abbiamo neanche pranzato, quindi verso il mare. E poi vi facciamo vedere quello che avremo optato per mangiare e ci ubriacheremo ovviamente per dimenticare le disavventure. Barcellona, autobus numero 19, sta mettendo a dura prova la mia pazienza. Arriva, sta arrivando, gli dico a Deborah, corriamo. Corriamo, arriviamo qua, mentre lei sta per mettere sul piede, si chiudono le porte. Mica che le riapre. Aspetteremo, tanto non abbiamo fretta. Quanto passa il prossimo? 10. Ragazze, stiamo andando a cercare un posto per mangiare dove ci siano i tapas e i ragazpachos. Forse ne abbiamo trovato uno, andiamo a sperimentare. Questa è la spiaggia dove andremo dopo a immergere i piedi perché probabilmente saremo a mezzanotte. Io ho messo il costume apposta, ma il bagno non lo fa nessuno, tra l'altro. C'è il mare un po' in maretta. Ragazze, ci siamo fermate qua a mangiare, primo che abbiamo trovato, dove c'era la gazpacho, anche se non è nel menù, non ho capito il perché. Di solito in Spagna i prezzi sono abbastanza abbordabili. Abbiamo preso due sangrie, una gazpacho, tortilla de pat... no, cosa abbiamo preso? Patatas bravas, che sono le loro patate, e i formaggi, tapas de formaggios. Quando arrivano vediamo, speriamo che siano buoni, però il posto dai è carino, è un po' spartano però ci sta, qui proprio vista mare. Domani ovviamente cercheremo qualcosa di più caratteristico in centro, tipo, ecco qua il nostro piatto è arrivato. Ragazzi, è arrivata la sangria, è un bel bocciolo di sangria, vediamo se è buona come quella di Valencia. Buona, buona. Ma com'è che si mangia poi questo? Fate le tapas de patatos, lì vabbè comunque le patate, sono patate, c'è da 2 euro praticamente, con una salsina che sarà buona sicuramente, e questi assaggi di formaggi, speriamo che siano buoni. Poi mi sembra un po' eccessivo il costo di questi piatti, dico la verità. Faccio l'assaggio in diretta della tapas, bravas. La mia tappa, non sono tappa spesso. Sì. Sì, però mi sembra due patate così 8 euro, mi sembrano un po' tante. Niente, siamo vista mare, Barcellona, la sangria. Per una volta, domani sicuramente cercheremo dei posti un po' più convenienti. Allora, la sangria veramente è molto forte, buona, io gli ho detto ne bastava una in due perché è ancora piena, non finisce mai. Veramente buona, le patate erano buone, soprattutto la salsina, però ho speso 12 euro quell'altro 4 pezzi di formaggio di pecora, però erano buoni. Adesso è arrivata la gazpa, io non capisco questo ristorante, fallo vedere per favore. Dov'è la cucina di questo? I camerieri sono sempre tutti qua dietro di noi.
non riusciamo a capire da dove arrivi la cucina. La gazpacho, che è questo enorme piatto che penso che lo mangio oggi, poi non lo mangerò più per non so per quanto tempo. E ci hanno messo, cioè mi ha stupito perché sono arrivati ingredienti a parte. Aspettiamo San Bread, che sarebbe un po' di pane. È tanta! Però mi ha stupito, non so dove l'hanno fatta, perché era, cioè non era compresa nel menu, ma noi per fermarci abbiamo chiesto se c'era la gazpacho e lui ci ha detto di sì. Per me, non riesco a capire dov'è la cucina. Cioè. Adesso tra un attimo, chiedigli se ti portano un altro cucchiaio. No. Scusa. Yeah! Azim! Azim! Veronica! Thank you! No, dobbiamo tagliare tutti i pezzi dove abbiamo parlato male del ristorante. Cioè, non è che abbiamo parlato male, però vabbè. Due patate così. Cioè, mi immagino, tipo se ci fosse mia mamma a prendere un piatto del genere, farebbe una figuraccia. No, se la rideva quando io ho chiesto another this, un altro di questi, cucchiaio, boh. È un attimo, è una zuppa incredibile, enorme, cioè mai vista una proporzione così ampia di gazpacho. Se la sa. È il mio piatto preferito, cioè la gazpacho, ragazzi, io odio il pomodoro, ma la gazpacho, cioè non è che odio il pomodoro, non mangio tipo la pasta al pomodoro. La gazpacho è la zuppa più buona del mondo, inutile dirlo. Aspetta, mettila in mezzo. Oh, è buona. Però devo chiedergli il pane. Buona. Dillo anche te che è buona. Buona, buona, buona. Prendi. Ah, stai riprendendo? È veramente super buona, però capisci quando una cosa è fatta bene o no. Però è tanta. È leggera, non è neanche troppo fredda. In realtà, quando tu incontri il pane, le verdurine fresche, fa un connubio perfetto di sapori e di piccanteria. Ora, questa devo dargli un bel voto. 9. Ragazze, da quando abbiamo cioè ci hanno detto, ci hanno chiesto se avevamo un canale YouTube. Yes, yes. Oui. Come si dice? Sì, in inglese. Sì. Ci hanno portato San Bread, il pane. Ci stanno riservando dei trattamenti di favore. Speriamo che non capiscano in italiano quello che ho detto. Vabbè, ma è vero, scusami, cioè le patate, cioè ne ho assaggiate altre in Spagna che erano diverse, però erano buone, cioè, però veramente. Gazpacho, venite qua al ristorante, mi hanno pagato per dirlo. No, non mi hanno pagato. Quanto abbiamo speso? Indovinate e scrivetemelo sotto, non barate. In ogni caso abbiamo speso 54,67 euro, di cui gli abbiamo lasciato 55 con il resto mancia. Ma mi ha fatto pagare la cesta, le pan, cioè 3 pezzi di pane che ovviamente andavano abbinati alla gazpacho senza che me li fai pagare, vabbè. La sangria 16 euro, 2 coppe di sangria. Ci sta, però cioè, abbiamo visto là lungo mare di là, c'era tipo 2-10 euro, vabbè. Tappa de queso, 15,95, sti formaggi, 4 pezzi di formaggi, quello carissimo. Patata brava, 7,97, varios 12 euro, che è il famoso gazpacho. E niente, adesso facciamo un giretto qua a lungomare e vediamo un attimino, ci sentiamo dopo. Belli ragazzi, i gabbiani qua sono, però niente, non sono socievoli. Comunque non c'è nessuno che fa il bagno, abbiamo il costume ma non faremo il bagno ovviamente, non pare che fa freddo, cioè freddo no, si sta bene come temperatura, però ho visto pochissima gente a fare il bagno, vabbè. Grazie.
bellissima, sì, ragazzi, thank you il gruppo ragazze si chiama Templo Lunatico e questo è un loro inedito. Spaccano, sono bravi. Mi piacerebbe chiedergli di tornare a Bele Palo, ma non me lo faranno mai. Devo sganciare 50 euro. Bravi. Bella anche l'armonica. No, vabbè, la forza motrice. Posso fare quello che fa quel ragazzo lì al limite. La forza comunque, cioè, ma che fila c'è per quella discoteca? Che per carità, cioè, c'è una fila tipo che dura 800 metri per andare su là. Magari la musica si sta, ne verrà fuori probabilmente che la pena, però cioè, non la farei mai. Io adesso vi dico la verità, sono le 9:22 e credo che ci propinqueremo ad andare a dormire. Ragazze, dolcino prima di dormire, abbiamo deciso di assaggiare i churros. Siamo fermati in questo baretto vicino al supermarket qua che è aperto vicino all'alloggio e proviamo questi churros. Io li ho provati solo una volta, ma erano veramente, lì da noi erano veramente pesantissimi. Sono da intingere nel cioccolato se si vuole, giusto proprio il dolcino prima di andare a dormire. Ovviamente sono meglio rispetto a quelli che avevo mangiato. La cioccolata non è neanche dolcissima. Ma sì, dai, approvati. Ragazze, oggi è lunedì e siamo qua a fare colazione allo Star di Roma. E molto carino qua di fuori, guardate che mood. Mi piace un sacco questo bianco con queste piantine, queste poltroncine un po' vintage. Abbiamo preso da provare un croissant con la marmellata in semettola, stiamo facendo il tè, cercando di fare il tè, un sentino di torta e un piccolo muffin e i zucchi che non si sa che gusto siano. Okay. Fai vedere dentro se è qua. Sembra un po' quei, sai, quelle robe che fanno lì alle fiere, le mini casette, quelle là tutte di folletti, si sa. Andiamo a vedere se la ghetto. Stavamo valutando che non abbiamo ancora toccato un cane, sono più di 24 ore che non tocchiamo un cane. Allora, dobbiamo provvedere subito. Ok, qua. Ma com'è che fai a rimpicciolire? Perché fa che lo riprendiamo? Bravo! Siamo
venuti a fare shopping in questa via fantastica dove trovate i tendi. Adesso viene a recitare anche la mia rimaniglia del negozio. Sarebbe ben Greche Outfit, strano. Versace, di là abbiamo Prada, c'è anche Pinco che è un po' più abbordabile. Sandalozzi di Versace, guardiamo le... belli, cioè sono tamarri però sono belli. Ancora sabò, sempre le stesse cose, vanno di moda. Andiamo lì. Di Milhouse, di Simpson, eccola lì, bella. Bella. Entrata, costa 28 euro. Ah, c'è anche Carolina Herrera, l'abbiamo visto, vabbè. Il negozio di Brunello Cucinelli che non avevo mai visto dal vivo, guardatelo lì. Vi ricordate la sciarpa blu che ho venduto al baule a un prezzo veramente, forse era 6 euro, 7 euro massimo. $1,300, $3,700, andiamo. Chi ha preso quella sciarpa blu? Io sto bene. Ha fatto un attimo a fare. Ah, bella. No, non sapevo neanche ci fossero, cioè non avevo mai visto il negozio. Adesso la mia missione di questo momento è andare a cercare un cane da accarezzare e ho le scarpe lì nel Sagrada Famiglia. Mi sono diventate piena di fan. Vabbè. Ragazze, casa Batlló, bellissima. Che sta? Mi verrebbe in mente tipo Alice nel Paese delle Meraviglie, potrebbe essere perfetta per la location di Tim Burton. Andiamo a vedere. Let's go. Anzi, vamos. Vamos alla playa. Grazie, siamo giunte a Piazza de Catalunya. Vabbè, niente di che. Carina, semplice. Monumento. Beh, volevo farvi vedere invece, vabbè, Catalunya, guardate Primark qui a Barcellona, che figata, che è in un complesso molto interessante, probabilmente andiamo a spiare com'è e poi facciamo tutto il giro per la Rambla. Burger King, proviamo a entrare da Primark a vedere com'è, non possiamo neanche comprare niente perché non ci stanno i valigi. E stiamo percorrendo la Rambla, anche se la stavamo percorrendo tutta l'altra parte dove c'erano i lavori, quindi vabbè, abbiamo attraversato. E stavo cercando anche una profumeria, non vedo profumerie, è strano, fino adesso non ho mai visto neanche una profumeria. Chiamavano tipo pioggia sia ieri che oggi, ma non è mai venuta giù neanche una goccia d'acqua. La temperatura è anche piacevole perché sì, c'è freschino. Cioè, non freschino, cioè caldissimo, ma c'è l'aria, c'è un po' di arietta, un po' di brezza. Ah no, al Carrefour, sì. Al Carrefour c'è il mio bagno schiuma preferito del momento. Così, potevamo andare a prendere lì un boccettone mega gigante. Invece ho dovuto prendere un bagno schiuma che sembra tipo un gel, è scrausissimo, vabbè. Infatti ho la pelle secca. Eccoci al mercato simile a quello di Valencia. Cose... la buccheria, andiamo a cercare qualcosa di fresco da mangiare, tipo della frutta. Poi abbiamo visto che di fronte c'è una tacosteria, andiamo a prendere i famosi taco, così almeno sono a posto, poi li assaggiamo di mangiati e non ci pensiamo più. Bello. Thank you.
ragazze dallo street food qui, mercato di Joseph. Abbiamo preso i nachos, non si vedono, però questi nachos non si vedono. Dicevo, dal mercato qua ci sono un sacco di cose interessanti. Ho scelto questi nachos con guacamole, che mi ispirano un sacco, soprattutto il guacamole, e sopra ci sono, penso, delle verdurine. E poi abbiamo provato, semplicemente perché dobbiamo provarlo assolutamente, ma dobbiamo dividerlo perché sembra piccolo, ma sono stracompatti. Un burrito che è bollentissimo con carne piccante. Avevo visto poi che c'era anche carne e cipolla caramellata. E niente, speriamo che siano buoni, adesso assaggiamo. Cioè ragazze, guardate quel povero piccione tutto spento. Vieni, serviti pure. Di mamma ha preso un... Non so che non gli fa bene, però gli fa tenerezza. Bravo! Basta. No, tu sei più gagliarda. La plaza de non si sa cosa. Catalunya. No, cos'è? È il palò della Generalitat di Catalunya. Anche di là. Con questa musichetta inquietante. Ragazzi, abbiamo fatto degli acquistini, abbiamo preso 3 paia di orecchini molto carini in un negozio che svendeva tipo a 2 euro al paio. Dopo ve li faccio vedere perché adesso fa un po' caldo. Ce li hai tu? Bella. Adesso vi leggo tutto l'oroscopo, no, ditemi il vostro segno zodiacale. Per i cancro, dice, questo settembre ti apre gli occhi in molti modi, beh, soprattutto quando si tratta della tua autostima. Ti connetterai con persone che sono giuste per te o potresti avere belle conferme per quelle connessioni che sono già presenti nella tua vita. Ci sono grandi cambiamenti ora per te e avrai un grande supporto per farti sentire, anche te sei cancro, per farti sentire di nuovo bene facendo piccoli cambiamenti che portano a grandi trasformazioni nel modo in cui vivi la tua vita e nel modo in cui ti senti riguardo te stesso. L'universo ti ha messo a dura prova in questi mesi. È l'oroscopo di settembre. Mese di settembre. L'universo ti ha messo a dura prova in questi mesi, ma poi è arrivato un cambiamento in grado di poter distruggere tutto quello che veniva definito certezza. Se non è ancora arrivato, sta arrivando. Devi solo aver coraggio e ascolta i bisogni del tuo cuore e della tua mente. Settembre sarà pieno di lacrime e di gioia. Lacrime di gioia. Ti chiedo solo questo, devi volerti più bene. Quando inizi a volerti bene cambiano tante cose. Quando cambi il modo di parlare a te stesso, lascia stare i pensieri, non lasciarti sabotare. Affidati di più al cuore, anche se può far paura, lui sa bene di cosa hai bisogno per sentirti vivo. Questo mese è il tuo, non ci sarà nulla che potrà fermarti, non stai leggendo questo per caso. Vabbè. Andiamo a prendere il bubble tea, che è meglio. Ragazzi, abbiamo trovato un bubble tea room. Dopo mezz'ora è arrivato il bubble tea, tra tutto sold out, tutte le palline sold out. Deborah ha preso quello allo smango, fammi una assaggiare in diretta che ti dico che è buono. Con le palline al mango, cioè c'erano solo le palline al mango, la fragola, tutto sold out. Buono? Ci sta, è uguale a quello che mi hai fatto assaggiare, che mi hai portato la cena. Io invece l'ho preso al Passion Fruit, ma è arancio, con le palline al mango, sentiamo il mio. Mi è più di 70, insomma. Tanto è beverone gigante, ma c'era solo quello. Buono, è lo smalto, è parecchio. L'avete mai assaggiato il tè allo smalto? In particolare, sembrano quei fiori che trovate, solo quei fiori che trovate in giro, no? Quando passate sentivo il profumo di fiori, è che dicono che siano gli spiriti, in realtà sono gli smalti, gli spiriti allo smalto.
buon bubble tea. Una combinata, un'altra. Stavamo per entrare da Rituals, che c'era qua, ho detto facciamo un giro, perché non trovo le profumerie. Volevo comprare qualche trucco particolare di marche che non ci sono da noi. E Deborah butta via il suo bubble tea, è rimasto tanto così. E io tipo con ansia stavo per buttarlo via, nel mentre lei è entrata, c'era la tipa che è arrivata e ci voleva offrire il tè, è stata carina. Ah, è lei che canta, che brava! Bellissima. Brava cazzo. Ma canta. Ho trovato finalmente il negozio con i prodotti. Cioè, io volevo farvi vedere i prezzi. Vabbè, questo l'ho trovato anche da DM, perché ce l'ho anch'io, lo sto usando in questo periodo. 4 euro più o meno costa così. Cioè, qua le cose. Questo l'ho trovato anche da DM. Stavo guardando i prezzi dei prodotti. Cioè, questo devi immortalarlo perché mi piace tantissimo. Non potrò prenderlo perché. Cioè, Milk Face Wash, Milky. Cioè, la capra. Bellissimo il packaging. Vabbè, ti prenderai tutto. Fortuna non posso, cioè qualcosa comprerò magari, ma. E ci sono tutti i prodotti che costano tutti sotto i 10 euro. Poi vabbè, alcuni saranno validi, altri meno, però se uno vuole farsi la skin care, spendere non. Ci ho trovato un sacco. Anche questo è stra carino il peccato. Ok, cioè, ragazze, non ho potuto riprendere la meraviglia di questa profumeria perché è venuta la commessa a dire che non potevamo riprendere nella tenda. E lo sentite nel vlog. Cioè, è la prima volta che mi capita in una profumeria di, cioè, o in un negozio. Di solito sono stracontenti, cioè io se qualcuno venisse nel mio negozio a vloggare sarei strafelice. Praticamente adesso vi faremo vedere, se riusciamo, che non ci sgridano, qualche negozio vintage. Questa profumeria, che è eletta la profumeria migliore dell'anno 2024 in Spagna, io non la conoscevo, si chiama Bruni. E se vi capita di andare in Spagna, cioè almeno a Barcellona, ma io non l'ho vista in altri posti, ma vedevo un sacco di profumerie, ma qui è la prima che vedo, gigante, bellissima. Ci sono un sacco di marche low cost. Io ultimamente sto utilizzando una palette di Makeup Revolution che è molto pigmentata. Comunque ho trovato queste tre palette, cioè c'erano i packaging. Veramente le avrei prese tutte, ma dovevo limitarmi. Non posso aprire. Ah sì, questo, cioè, era il reparto outlet, c'erano le palette tutte scontate. Ho speso neanche 11,90 euro per tre palette. La prima è questa, di un brand che non conosco, ma alla fine sono comunque ne ho tante low cost e sono comunque, guardate che colori. Oddio, mi piace il packaging più che altro, tutti super glitterati. Lost in Los Angeles, questo rosa, questo è bellissimo, questo vabbè, non mi starà molto bene, questi mi piacciono tantissimo. Verde, vabbè, c'è il bianco che è sempre utile, questo lo userò tantissimo. Vabbè, questa 3,95 euro perché era nel reparto outlet. Chista tutta glitterata, mi piace da morire. Metallic Cream Pigments, dopo non ho guardato se erano pigmentati, però vabbè, in qualche modo si mixano. Bellissimo il viola, bellissimo il Tiffany, il rosa, questo, 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 tutti belli questi. Questo è un po' difficile, vabbè. E l'ultima, questa. Vabbè, questa è spettacolare perché ha tutti i nude, siccome io li uso tantissimo e sono gli unici colori che mi stanno anche, cioè non gli unici, però insomma mi stanno abbastanza bene. Sono contenta, nel mio shopping dovrò imboscarli nello zaino. Adesso andiamo a vedere se non ci sgridano. È la prima volta che mi capita. Ragazze, carini gli omini di legno, come i miei. Vabbè, qua c'è un uomo, però andiamo a vedere se c'è. Non c'è donna. No, è uomo. È tutto uomo, eh. Cioè, questo è l'alter baule. Solo uomo, c'ha, però sono cose molto interessanti. Cioè, bello. Che altro, strano un po', perché guarda, sono già anche tutto. Ragazze, pure in questo negozio è venuta la ragazza, Vintage Shop si chiama, che fantasia, è venuta la ragazza a dire che non potevamo riprendere. Cioè, ok. Io gli avrei detto, io non ho detto niente perché stava riprendendo Deborah, ma gli avrei detto why not? Mi metti fuori il cartello con scritto non puoi riprendere, cioè, dovresti essere felice che ti sto facendo pubblicità, cioè a Valencia, vi giuro, erano tutti, cioè anche a Berlino,
anzi erano contenti che riprendevi, cioè erano strafelici, quasi che comunque gli facevi pubblicità, ma io lo dico da commerciante, da una persona che ha un'attività, cioè va ben venga, magari venisse qualcuno a dirmi posso, cioè, o a riprendere, lo vedo con la fotocamera in mano, cioè non è mai successo, però ovviamente nella mia è una realtà diversa, non è un luogo turistico, però caspita, io sarei strafelice che mi riprende e direi sì sì, ben volentieri, anzi, cioè, boh. Sono un po'. C'erano un paio di specie, non dico cargo, arancio, perché è tutto da uomo qua praticamente. Questi cargo erano piccolini, poi anche un paio tipo quelli dei pugili, viola, bellissimi, tipo effetto seta, tutti con dei loghi, vabbè, quelli costavano 30 euro, quelli short, anche no. Invece i cargo arancio, camouflage, però sul fondo avevano l'elastico, quindi non erano molto attuali, però mi sarebbero piaciuti con degli stivali, costavano 20 euro. E vi giuro che li volevo comprare perché mi sarebbero andati bene. Per principio non li abbiamo comprati, Deborah mi fa non comprare niente qua dentro. Ma non è tanto quello, però, cioè, boh, non riesco a capire perché, cioè, se non volete riprendere, che, o che le persone vi riprendano, dovete mettere fuori un cartello con scritto no camera. Adesso siamo qua nella piazza, non l'hai ripresa la tipa che faceva lirica. Niente, adesso ci avventuriamo verso gli altri vintage shop, non so se potremo riprendere. Vintage un po', boh, poi ci sono Italia, non so, non si è capito bene. È molto carino, però c'ha dei prezzi, ragazzi. Ragazze, ragazze, tenetevi stretto il baule, davvero. Allora, io vabbè, sembra sempre che lo faccio per tirare l'acqua al mio mulino, ma sapete che io non sono una che tira l'acqua al mio mulino perché non mi serve, cioè non è che non mi serve. Sembra ancora più sporchioso. Cioè, ma io veramente ho visto di là quello delle vibes negative. No, della chi era? Un altro in parte non era le vibes negative, un negozietino dell'usato. C'è un vestito che io vi giuro ve lo vendo a un euro, vabbè, ok, io ve lo vendo a poco, però costava 30 euro, quelli gli estivi viscidi che vi faccio sempre vedere drappeggiati qua lunghi. Stiamo entrando adesso e facciamo il tour insieme ad altre, infatti adesso volevo accalappiare la ragazza peanut tedesca e dirgli vieni da me che ti vendo io, perché non trova niente neanche questa povera tizia. Ho visto una bellissima collana, non so se fosse in argento, secondo me no, comunque era un occhio verde con tutti i serpenti e costava 79 euro. 68 euro, l'altra 79 con il ragno, cioè tanto ragazze, cioè io magari ve la venderei a boh, 20 euro, io vabbè sono anche fin troppo, comunque in questo, cioè sono anche fin troppo economica nel vendervi le cose, però dai, bisogna fare gli affari, non, purtroppo c'erano cose molto care, un vestito tutto in paillette, 200-300 euro, no era 2,99, sono prezzi troppo alti, come fai a comprare usato e spendere così tanto, a meno che è un vintage raro, allora sì, adesso vedete qua sì, non si può entrare, ne entreremo con la fotocamera, la vedremo da fuori, ma tanti vestiti vintage sui 60 euro, ma tipo quelli un po' da pin-up, però roba un po' così, ecco. L'ambulanza. Dicevo, adesso però passa l'ambulanza, aspetta. Tra l'altro ci sono tutte cose da uomo, tantissime, cioè c'è tipo 80% uomo, 20% donna, cosa è successo? 80% uomo, 20% donna, c'è tantissima roba da uomo, molto più che da donna, è strano. Bella anche questa via con questa palma. Siamo stati in un altro negozio super gotico, ho visto un paio di stivali in pelle, però erano bordeaux, costavano 115 euro scontati e poi sono 300. E gli altri neri così, verdone, erano tutti a 160. Sono carini però, insomma ragazzi, un po' carucci. Belle cose, c'erano delle cose particolari, però non abbiamo ripreso perché erano belle, non sappiamo se possiamo riprendere o meno, quindi ve la racconto così, assurdo. Ricomincia l'ambulanza. Vi giuro, guarda quella, se sapessi suonare. Se sapessi suonare. Ancora di verde, ma ah, vabbè mi piace classica in realtà, però sono anche quella lì scontata. Bellissimo, basta per suonare la chitarra. Non ho più niente da dire, andiamo a sistemarci così poi stasera andiamo a fare un giro e a mangiare le ste benedette patate come si deve e cercheremo delle tapas, forse andremo in quel posto qua di fronte che sembra carino. Eccoci ragazze al tappa cena barra aperitivo e niente, adesso andiamo a cercare un baretto se la frangia lo consente e poi vi faccio vedere cosa per cosa opteremo per
per la cena, per fortuna con la mia spazzolina portatile che ho trovato al baule. E almeno mi pettinerò. Ragazze, abbiamo scelto di mangiare qualcosa qui in questo posticino che si chiama La Foga. Per fortuna non ci capisce nessuno. E intanto è arrivato il birra e la sangria, che non è bella come quella di ieri, però vabbò. E un vino rosso qua locale da assaggiare. Vedete, qua sono molto generosi con, diciamo, il riempimento del bicchiere. In altri posti lo fanno addirittura ancora più pieno. Vediamo com'è. Ma sì, ci sta. Assaggio la sangria, ma non c'è la frutta. Sì, era più buona quella dei nostri amici in riva al mare. Secondo me era più, però assaggiala anche tu. Posso farti mentre assaggi, che almeno facciamo qualcosa di diverso. Aspetta. Era più buona quella di ieri, dai. Questa è pesante. Come sempre, e sono diverse. Niente, sono arrivate finalmente le patate con su qualcosa, che sono patatas. Con formaggios and coriandolos. Non so cosa ci sia. Assaggiamo. Vai. Magari scottano. Prova. Quelle di ieri, però quelle di ieri erano buone alla fine. Buone. Scottano. Lo sull'aglio, grazie. Questa salsa qua è piena di aglio, sono buonissime, però secondo me puzzeremo tantissimo. Cioè, no, c'è tantissimo aglio qua. E niente, è arrivato il tacos e io ho detto: ma che cos'è? Ho detto: state attente, chicas, che scosta. Cioè, dobbiamo farlo noi. Cioè, vedete che figata c'è dentro. Cioè, figata, vabbè. C'è la pentolina con dentro il tacos e boh, tutta la roba lì da mettere in mezzo. La mia salsa preferita, guacamole, è buonissima. E questa non so che cos'è. Capra, sì. Vabbè, togliamo il sapore con l'aglio che tanto. Grazie, siamo qua nella via che ci porta all'Arco del Trionfo ed è la via praticamente dei nerd, perché è piena di negozi di spenti, di action figures. Tra l'altro qua secondo me i prezzi anche più bassi rispetto in Italia e soprattutto tipo Lucca Comics, così. Molto interessante. Andiamo qua. Ecco l'Arco di Trionfo di Barcellona. Ragazze, siamo venute qua per assaggiare, ovviamente non potevamo non assaggiare, la crema catalana, che è super calda. E il posto si chiama Tateria Princesa, con tutte le scrittine. Assaggiamo. Assaggio. No, non è surgelata, questa qua è fatta da loro. Buona? Cioè, sente di cannella. Boh, sente di cannella. Il quasi sopra. No, buona. Stanche, vecchie, altro che andare a ballare. Sì, dalle 7. Lilia de Mon. Ho respirato i capelli. Non è Crudelia de Mon, è come è partito, sembrava. Buongiorno, le ultime due ore qui a Barcellona le inauguriamo con l'unica
cosa che possiamo fare avendo gli zaini e avendo poco tempo. Qui siamo venute in spiaggia, oggi è particolarmente deserta perché sono anche le 9:20 di 5, quindi non c'è gente, perché qua la vita comincia pomeriggio sera. Sembra malato, c'è qualcuno che fa il bagno, ma pochissima gente fa il bagno in queste niente ragazze, poi penso che il nostro vlog terminerà qui, spero di avervi fatto compagnia, se non abbiamo disavventure nell'andare all'aeroporto dovremmo chiuderla qui. Speriamo di avervi fatto compagnia, che vi sia piaciuto, vi abbia dato qualche spunto per venire a Barcellona se verrete. Sicuramente una città che merita una visita, 2 giorni secondo me vanno bene per vederla, 2-3 giorni, però anche 2 sono sufficienti, magari 1 è troppo poco. E con questo sfondo, questa barca che va al largo, farla vedere magari. Noi vi salutiamo, ricordatevi di bere la sangria se venite in Spagna, ci vediamo nel prossimo video! Adiós.